non saremmo dovuti stare insieme in sala operatoria oggi. Che vuoi dire? Non siamo una squadra. Non lo siamo. E prima di riavere Zola, prima di ricevere quella telefonata, dobbiamo capire se riusciamo a essere uniti, se possiamo stare insieme. Perciò ora devi dirmi cosa provi. Non posso. Non posso perché direi delle cose che... Oh, Derek, ma dille. Qualunque cosa sia, possiamo affrontarla. Ne accetterò le conseguenze. Meredith, tu non hai mai accettato le conseguenze nella tua vita. Dal momento in cui hai scambiato quei fascicoli, non hai sofferto neanche un po'. Non è vero. Mentre quelli intorno a te hanno perso il posto e la reputazione. E io ho perso Zola. Anch'io. Perché tu agisci senza pensarci. Ti butti, non te ne importa di quanto sia profonda l'acqua o su chi atterrerai. Lo so, ho sbagliato, ma è successo tutto prima che Zola arrivasse. Non credi che io sia cambiata? Non credo che tu possa cambiare. Hai rapito la bambina, Meredith. Oh, ti ho detto perché l'ho fatto. Che vuoi che ti dica ora? Che mi dispiace? Sì, vorrei che tu fossi dispiaciuta. Mi dispiace molto. L'hai fatto di nuovo oggi, in sala operatoria. Che cosa? Il mio intervento è riuscito oggi. Ti sei rifiutata di ascoltare. Non ti ho ascoltato perché non avevo bisogno di ascoltarti. Sapevo quello che facevo e avevo ragione. Solo che tu non ti fidi di me. Perché dovrei fidarmi di te? Perché dovrei fidarmi di te? Hai rovinato la mia ricerca, ostacolato la mia carriera, hai quasi distrutto la tua, quella di Richard. Non ho ragione di fidarmi. E allora perché stai con me? Per quello. Perché io ci credevo davvero. Ho promesso che non sarei scappato. Ho promesso che ti avrei amata. Anche quando mi odi? Anche quando ti odio, sì. Ci sto provando, Meredith, ma tu me lo rendi maledettamente difficile. Capisco. E non voglio che tu mantenga la promessa, se non lo vuoi veramente. E se non puoi fidarti di me con Zola. Sì, mi fido di te con Zola. Ma se hai appena... Non volevo dire ciò che ho detto. So che l'hai presa per proteggerla. So che hai alterato lo studio per Adele e Richard. Ti sei messa davanti a una pallottola per me. So perché fai queste cose. È questo che amo di te. E che odi di me. Sì. Perciò non ti fidi di me sul lavoro? No, non mi fido. Beh, è facile allora. Basta non lavorare insieme. Che cosa vuoi dire? Non ti assisterò più, accetto le conseguenze. Se vogliamo stare insieme, con o senza Zola, non possiamo lavorare insieme. A volte succede in un istante. Facciamo un passo avanti. Diventiamo il capo. Vediamo una via davanti a noi. Oh, mai più. Ho detto di non ordinare là. I pavimenti sono disgustosi. Ma dici sempre che ti piacciono i loro involtini. Ma, dire, non lo dire.